Ritorna tra le mura amiche dell'Ambiente Stadium l'Under 17 del Camaro. Da un lato i neroverdi, primi in classifica nel girone C, dall'altro la Gifra Milazzo che cerca punti preziosi per tirarsi fuori dalla zona playout. Mister Giuseppe Cosimini sceglie il 4-2-3-1, c'è Di Bella tra i pali, Santoro, Foti, Caruso e Lanza in difesa, Moschella e Naccari in mezzo, Salamone, Leotta e Sottile dietro all'unica punta Incoronato. Prova a dettare subito il proprio ritmo il Camaro, dopo uno scambio tra Naccari e Sottile, palla al limite a Moschella, destro parato a terra in due tempi da Di Pietro. I neroverdi controllano ma poche occasioni nel primo tempo, si arriva al 23esimo quando sugli sviluppi di una rimessa laterale Incoronato controlla in aria, serve Leotta, ostacolato da un difensore, la palla arriva a Sottile che con un destro ravvicinato sblocca il risultato, tutti a festeggiare l'esterno che con tempismo e opportunismo devia in rete la palla dell'1-0. Poco dopo la prima ammonizione del match ai danni di Moschella, sanzionato per un fallo su Bisbano. Al 40esimo rilancio del portiere, Naccari intercetta di testa e serve Leotta, sinistro dal limite dell'area, che sorvola di poco la traversa. È l'ultima occasione della prima frazione che si chiude con il Camaro avanti 1-0 sui Mamertini. Si ricomincia e i neroverdi colpiscono dopo appena un minuto. Cross basso da sinistra, velo di Incoronato per Moschella che conclude ma il suo tiro viene respinto. Al limite si coordina bene Naccari che batte Di Pietro. E il 2-0 per il Camaro con la bella conclusione al volo del numero 8. Preciso destro all'angolino e il portiere ospite non può arrivarci. Poco dopo il Camaro reclama anche un rigore per un contatto dubbio in aria, ma l'arbitro lascia giocare e il successivo tiro di Carpentieri finisce alto. Al 25esimo bella azione a sinistra di La Rocca, salta due avversari, palla in mezzo per il sinistro di prima intenzione di Carpentieri. Il Camaro trova così il tris, perfetto cross in mezzo e il numero 20, tutto solo in aria, colpisce bene e batte il portiere. Al 35esimo Catalano Puma sfrutta un errore della difesa, recupera palla, salta due avversari, entra in aria e incrocia con il destro firmando il 4-0. Gioia anche per il giovane numero 17 che è freddo in aria con un preciso diagonale. Poco dopo va vicino al gol anche Moschella che ci prova dalla lunga distanza ma il pallone esce di poco. Al 39esimo Conti mette in mezzo per Incoronato, bravo e caparbio a resistere a due avversari, si presenta solo davanti a Di Pietro e non sbaglia. A segno così anche il bomber nero verde che firma il 5-0 con un preciso destro da buona posizione. Al 43esimo ancora Incoronato appoggia per Carpentieri che dal limite prende la mira e con il sinistro piazza la sfera all'incrocio dei pali. Doppietta per il numero 20 che riceve i complimenti dei compagni dopo la bella conclusione imparabile e che fissa il definitivo 6-0. Arriva così un altro largo successo per il Camaro, il terzo consecutivo che lancia la squadra di Mister Cosimini sempre prima in classifica a quota 48 punti.